andremo a preparare insieme dei biscotti con le gocce di cioccolato super deliziosi. Sto parlando dei cookies americani. Avete presente quelli rotondi con tutto il cioccolato che fuoriesce dai biscotti? Proprio quelli, semplicissimi da fare e soprattutto molto golosi. Andiamo a prepararli insieme. Per realizzarli vi occorreranno 250 g di farina, io avevo in casa quella di Camot, quindi andrò ad utilizzare quella, dell'olio di mais 60 ml, bevanda vegetale andrò ad utilizzare quella d'avena, circa più o meno 80 ml, gocce di cioccolato fondente, circa 60-65 g. Poi della vaniglia, andrò ad utilizzare questo estratto liquido di vaniglia, in polvere andrà bene lo stesso, bicarbonato qui e cremor tartaro, più o meno 3 g di bicarbonato e 3 di cremor tartaro per appunto formare un agente lievitante e poi 120 g di zucchero integrale di canna. Allora, come prima cosa inserite lo zucchero all'interno della ciotola, quindi farina, zucchero, mescolate così con una forchetta, andate ad inserire cremor tartaro con il bicarbonato, mescolate. A proposito, la bevanda vegetale, io qui vi ho detto che andrò ad utilizzare, insomma, la bevanda d'avena, però se volete la potete comunque sia modificare o sostituire con la bevanda di soia, di mandorle, insomma, avete di riso, avete tutte le alternative possibili. Inserite la vaniglia, poi la bevanda vegetale. Lavorate con la forchetta fino a quando, insomma, vi sarà possibile e poi dopo andrete a lavorare i biscotti con le mani e l'olio di mais. Mescoliamo il tutto. Andiamo a lavorare i biscotti così, quindi facciamo proprio formiamo questo impasto. A questo punto, guardate, quando ancora non avrete formato bene il vostro impasto, andate ad inserire le gocce di cioccolato. Così, quindi andiamo ad inserire le gocce e poi andiamo a mescolare. In questo modo, guardate, vi faccio vedere meglio, così lavorate, vedete che le gocce di cioccolato un pochino si staccano, ma è normalissimo, potete poi riattaccarle praticamente. A questo punto fate questo lavoro qui, rinserite dentro una goccia di cioccolato, per esempio, e poi lo schiacciate, vedete? In questo modo. Ecco. E poi formate tutti quanti i vostri cookies che dovranno essere praticamente così e andateli a posizionare in una teglia coperta da carta forno. Eccoli qua, allora adesso li andremo ad infornare a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Allora, ce li andiamo ad assaggiare, vediamo un po', guardate che spettacolo. Andiamo ad aprirlo. Eccolo! Allora, il biscotto è riuscito perfettamente. Vediamo. È super, super delizioso, veramente troppo buono. Realizzatelo perché, ragazzi, è spettacolare. Mamma mia, che spettacolo. Questa è merenda a colazione, quando volete voi. Fate la ricetta, fatemi sapere se vi è piaciuta, scrivetemelo qui sotto e mandatemi le foto dei biscotti perché sono favolosi da rifare. Ciao!